A scuola ho una bambina che non si appassiona alla scrittura. Benvenute e benvenuti a Tu per Tu con l'esperto. Io sono Chiara Taccone e con me c'è Luisa Lauretta. Ciao Luisa. Benvenuta a tutti, ciao Chiara. Allora, anche oggi hai preparato per noi un intervento di un esperto che ci aiuterà a capire come fare ad aiutare bambine e bambini ad appassionarsi alla scrittura, a introdurli alla scrittura creativa e soprattutto a divertirsi scrivendo. Abbiamo ricevuto una lettera di un insegnante, vogliamo leggerla insieme e poi chiameremo in causa il nostro esperto di oggi. Vi Vai Chiara, leggi pure la lettera. scrivo per una bambina della mia classe, Eleonora. Insegno italiano in terza e abbiamo sperimentato tanti modi di scrivere e creare testi. I bambini e le bambine rispondono bene, si mettono in gioco anche quando proviamo la scrittura creativa. Qualcuno ha ancora un po' paura di sbagliare o di non essere abbastanza bravo. Ma Eleonora è diversa, non lascia mai il foglio in bianco, ma vedo che non si appassiona. Scrive perché deve scrivere, è come se facesse il suo compitino e basta. Vorrei invece che si divertisse, che si appassionasse alla scrittura, che diventasse per lei un modo di esprimersi, visto che ha anche le capacità per farlo. Che cosa posso fare? Roberto da Benevento. Luisa, allora qui abbiamo diverse richieste di aiuto da questo maestro elementare, di primaria, da questo maestro di primaria, perché il problema non è che Eleonora non scrive, scrive ma non si appassiona. Sì, è noto che comunque stiamo parlando di un maestro molto attento ai suoi allievi e anche molto appassionato di scrittura creativa e anche al tempo stesso uno che presta molta attenzione agli allievi e alle risposte degli allievi e delle allieve e che ci tiene che si appassionino appunto e si divertano a scrivere e anche per questo li porta a sperimentare tanti modi. Di creare e di giocare con i testi. E per rispondere al maestro Roberto, quindi ho chiamato, direi, ho convocato qui, direi, il più giocoso fra i nostri esperti. Sto parlando di Beniamino Sidoti. Benvenuto fra noi, grazie per essere qui con noi. Beniamino è un celebre scrittore anche di libri per bambini e ragazzi, giornalista, autore di giochi, si occupa da moltissimi anni di scrittura, in particolare di scrittura creativa di gioco, è fra i fondatori della famosa manifestazione Lucca Games, una delle più grandi manifestazioni di giochi al mondo, consulente per il Ministero per le attività ludiche nelle scuole, tiene corsi di scrittura creativa e didattica ludica in tutta Italia. È un autore veramente, veramente prolifico. Ha scritto una trentina di libri di divulgazione, altrettanti titoli di narrativa, albi illustrati, tradotti in una ventina di lingue. Collaboratore storico per la rivista La vita scolastica di Giunti Scuola, ha curato degli approfondimenti sui nuovi libri di testo di Giunti Scuola, il biennio della collana Viva, Viva Leggere, e si tratta di un bellissimo percorso per far appassionare i bambini e le bambine alla scrittura, con idee, suggerimenti, indicazioni per lavorare su tante diverse tipologie di scrittura, con dei video che parlano direttamente ai bambini e alle bambine e quindi direi indirettamente anche agli insegnanti, alle insegnanti. Allora, Beniamino, che cosa rispondere al maestro Roberto con questa sua allieva che è così diligente ma priva di passione per la scrittura? Che cosa rispondere? Beh, anzitutto ciao a voi, a tutte e a tutti. Ma, mi sembra che le cose che il maestro Roberto fa capire o fa intuire siano molto interessanti, ma partiamo da lì. Diciamo, una delle chiavi che serve per agganciare alcuni, diciamo, dei nostri allievi, alla scrittura, è quella di proporre dei generi giocosi. Cioè, in qualche modo, così come spesso con lo stesso insegnante la scrittura è,
materia di verifica, materia in cui bisogna stare attenti o ci si sente sotto esame, è importante che quando si fa scrittura creativa ci sia invece un atteggiamento diverso, un atteggiamento accogliente. Per questo ci sono alcuni generi letterari che sono così giocosi che uno difficilmente si sente sotto esame. E questa cosa qui cattura gran parte dei ragazzi e delle ragazze. Penso a generi come appunto possono essere il calligramma o il limerick, generi brevi, poesie giocose, facili da realizzare e anche da realizzare in serie. Per cui, diciamo, il primo ostacolo di solito può essere questo, no? Di sentirsi un po' troppo sotto esame o al contrario non sapere bene cosa scrivere. Un consiglio più generale, per esempio, per quanto riguarda la poesia, è di cercare di allargare il campo a quello che interessa, andare oltre il compito, lo scontato, no? Una delle trappole della scuola, lo sappiamo, è quella di far pensare a chi scrive o a chi impara che noi ci attendiamo certe cose precise da loro. Ecco che, per esempio, una delle cose su cui può essere inciampata appunto Eleonora può essere quella frase che a volte diciamo che la poesia serve per esprimere i sentimenti e quindi magari non si diverte perché vengono fuori a volte anche poesie stereotipate. Noi stessi possiamo essere pessimi autori di poesie sui sentimenti, volendo. Ma quale potrebbe essere allora? Allargare il campo, dirsi che i sentimenti sono tanti, che vogliamo avere delle poesie sulla rabbia o sui momenti in cui abbiamo paura, cioè cercare di parlare anche di vita vera. E questo è un altro punto. Un'altra delle cose che a volte distolgono dalla scrittura è l'idea che in fin dei conti non serve a niente, cioè che tutto sommato, come in un vecchio film, no, La scuola di Luchetti, a un certo punto il preside diceva sempre non facciamo poesia, cioè come a dire non facciamo cose inutili, non perdiamo tempo a fare cose inutili. Come si fa? Bisogna far vedere un fine. Sappiamo che i bambini e le bambine, ancora più i preadolescenti e le preadolescenti, sono molto attente a compiti che hanno un fine reale, non soltanto un fine educativo. Quindi, per esempio, si può provare a scrivere per cose che possano essere condivise. Si possono scrivere delle cose per fare dei podcast, per esempio, e pubblicarle su web, oppure si possono pubblicare in tanti altri modi, oppure si possono conservare in classe, ma andando un po' al di fuori, dei poster, dei cartelloni e dei quaderni, cioè quelli che sono già strutture riservate ai compiti. Allora ecco, se facciamo delle poesie sui sentimenti perché possano essere utili un domani per esprimere quello che sentiamo, potremmo metterle dentro dei barattoli e così costruire sul piano della nostra classe una piccola dispensa di emozioni. In quel caso, ecco, il contenitore influenza il contenuto, perché noi non scriviamo più soltanto per far vedere che siamo bravi. Ci sono dei bambini, ancor più delle bambine, che sono un po' stufi di essere bravi, legittimamente stufi, e vorrebbero qualcos'altro. Ecco, avere una piccola dispensa fatta insieme di barattoli con dentro delle poesie è un obiettivo concreto e giocoso al tempo stesso. Oppure potrebbero essere delle scatole, magari creare delle piccole scatole da scarpe, come se fossero delle urne, no? In cui infilare un bigliettino e dentro deporre via via le frasi che ci vengono in mente o delle poesie a tema o dei messaggi per il futuro. Potremmo fare, per esempio, della scrittura un modo per creare un viaggio nel tempo, un po' come si fa quando si
mette, si nasconde una scatola per decidere che l'apriremo soltanto fra qualche mese. Anche quello è un obiettivo, perché la scrittura ci permette davvero di creare un dialogo con noi stessi anche attraverso il tempo che passa. Come sappiamo noi grandi, quando andiamo a leggere, per esempio, cose che abbiamo scritto qualche anno prima o che ci hanno scritto. E poi l'ultimo, diciamo, grande strumento che può essere utile è la scrittura collettiva, cioè, per esempio, scrivere delle cose tutti insieme, ognuno un pezzetto minimo, non importa, la scrittura collettiva può essere anche giocosa, può essere molto seria, può essere di tanti tipi, però a volte, per esempio, possiamo decidere di scrivere una poesia tutti insieme, iniziando tutti con la stessa frase. Per esempio, una cosa molto semplice ma che funziona è iniziare, una poesia fatta di tanti versi in cui l'unica regola è che ognuno di noi deve scrivere la notte all'inizio del proprio verso. E quindi faremo una nostra poesia sulla notte. Allora, la notte è buia, la notte mi sorprende, la notte sento freddo, la notte ho paura, la notte dormo. Ecco, in questo caso la poesia collettiva sulla notte, che si può mettere nell'ordine che vogliamo, consente altre attività di riordino, di decisione, di scelta, insomma, ma di base anche soltanto la prima stesura, mischiando i fogliettini, i biglietti che ognuno avrà scritto, sarà interessante. E la cosa sorprendente è che magari all'interno di questa scrittura collettiva anche la posizione, magari di un'Eleonora che scrive ma non è convinta, possa funzionare, perché se appunto qualcuno scrive La notte dormo, all'interno di un testo collettivo crea quella alternanza fra trovate buffe e cose invece attese, fra banale e speciale. Se tutto è speciale non funziona. Quindi in qualche modo un testo collettivo valorizza anche quegli allievi, quegli aspiranti scrittori o nemmeno aspiranti, quei stretti e titubanti scrittori vengono spinti a dar valore a quello che fanno, perché anche la cosa detta in maniera semplice e in maniera non brillante serve, e serve molto all'interno di una scrittura collettiva fatta tutti insieme. Quindi questo invito alla dimensione collettiva mi sembra che sia un modo anche per bypassare, no, una resistenza, una difficoltà specifica da parte di un bambino. Cioè, mi sembra che nella dimensione collettiva non si trovi solo e abbia la possibilità di mobilitare di più la propria creatività e così un po'. Sì, un po' è così, un po' è anche la possibilità di sorprendersi e di ascoltare gli altri, perché a volte una delle cose che rischiamo di fare con la scrittura è di essere troppo concentrati su ciò che facciamo noi stessi. Una scrittura collettiva di solito funziona quando ascoltiamo anche quello che hanno scritto gli altri e ci sentiamo un tutto unico, un autore collettivo dopo poco. E l'altra cosa, appunto, è che questa cosa aiuta perché stiamo tutti insieme facendo la stessa cosa con un unico fine, mentre quando la facciamo ognuno per conto suo rischiamo di sentirci molto sotto esame, sapendo che la stiamo facendo come parte di un gioco di squadra. È lecito, per esempio, sbirciare cosa sta facendo il nostro compagno. E questo sbirciare per alcuni è molto importante perché, per esempio, è una ulteriore spiegazione. Non tutti impariamo attraverso la descrizione del compito, come sappiamo. Molti imparano vedendo altri che lo stanno facendo. La scrittura collettiva aiuta anche in questo, a capire che abbiamo velocità diverse. Qualcuno lo fa subito e qualcuno ci arriva un po' in ritardo, ma poi quando leggiamo
questi tempi di reazione, di creazione, di scrittura diversi non rimane traccia. Quindi è una pratica, è anche una metafora della dimensione relazionale, mi sembra sia molto importante proprio per aiutare i bambini a conoscersi e a scambiare nella loro differenza. E l'atteggiamento dell'insegnante rispetto alla creatività, cioè quanto è importante secondo te che l'insegnante sia a sua volta appassionato, curioso e anche attento a una dimensione creativa? Sì, l'insegnante deve valorizzare anzitutto quello che di buono c'è. L'insegnante non è l'ipervalutare, ecco, tanto vale ripeterlo e sottolinearlo perché purtroppo viviamo dei tempi in cui sembra il contrario. L'insegnante non è l'ipervalutare, l'insegnante è piuttosto l'ipervalorizzare, cioè quando un bambino o una bambina trova una strada interessante, originale, con cui è andato un po' oltre, un po' più lontano, ha intravisto qualcosa, è bene valorizzare, perché la creatività, appunto, così come si blocca di fronte al giudizio e al rifiuto, invece sboccia quando capisce che c'è uno spazio di ascolto e una possibilità. N non solo la creatività, ogni forma di espressione vitale. Velasco, l'allenatore di pallavolo, appunto, lo metteva al centro. Dite sempre bravo e brava anche a quelli che sono bravi. Ed è anche un altro bel modo per dirlo, perché davvero quando siamo a fare un lavoro collettivo, se iniziamo, se siamo i primi a riconoscere un guizzo, il valore di quello che viene fatto, creiamo anche una buona abitudine, cioè creiamo una classe gentile in cui ci si sostiene a vicenda e ci si incoraggia. Se invece siamo lì soltanto a correggere, che si corregga il congiuntivo, la virgola, l'errore o il risultato, purtroppo insegniamo anche che nella vita bisogna sempre correggere, che insomma la vita non è un campo di correzione, per fortuna. Sì, già hai dato tanti spunti, tante indicazioni anche utili da spendere in classe. C'è qualche altro consiglio, qualche altra pillola di saggezza che vogliamo dare al maestro Roberto e agli insegnanti che ci seguono in questo momento? Ma sì, più che pillola, forse lo sciroppo di saggezza, perché poi i Ah, vai. bambini prendono più volentieri lo sciroppo, quindi siamo d'accordo. No, una cosa da fare sempre è portare in classe parole belle, cioè l'attività di scrittura va di pari passo con quella di lettura, perché la scrittura è anche il nostro tentativo di trovare le parole giuste per poter dire esattamente quella cosa. E questo ci viene più facile quando ci confrontiamo quotidianamente con dei begli esempi. Per cui, ecco, la scuola in cui si sta bene è una scuola che è permeabile alle parole degli scrittori, dei poeti, ai libri per ragazzi e alle scoperte dell'insegnante. Arrivare anche lì ogni tanto e dire: stavo leggendo questo, ma sentite come lo dice bene, no? Oppure può avvenire con un testo, ma può anche avvenire con una barzelletta. Io penso che ogni tanto alcune barzellette ben dette possano essere illuminanti. Perché? Perché di nuovo siamo di fronte a un esempio in cui una cosa detta bene ci fa andare più avanti. C'è una bella definizione di intelligenza e di saggezza, visto che stavamo parlando di pillole di saggezza, che viene appunto, da un ricercatore americano che nel definire l'intelligenza riprende una definizione più o meno classica e dice che l'intelligenza è la nostra capacità di prevedere il futuro sulla base della conoscenza del passato. E questo
È un'ottima definizione ed è una cosa che più o meno cerchiamo di fare a scuola, non necessariamente nel resto del mondo, ma a scuola ci proviamo. E la saggezza, invece, dice Shank, questo ricercatore, è la nostra capacità di raccontare la storia giusta al momento giusto. Io lo trovo una definizione molto precisa, meravigliosa e sorprendente, perché la saggezza, appunto, non è soltanto la capacità di fare le cose giuste, ma è la capacità di mettersi in relazione. E di più, ci dice anche che tante cose non le impariamo attraverso una spiegazione, ma le impariamo attraverso le storie degli altri, quelle che ci scambiamo, appunto, parlando di quello che ci è capitato, e le storie raccolte nei romanzi, nei racconti. Io penso che si torna sempre lì, appunto, se la poesia e le storie siano davvero inutili, diciamo che sono inutili e proprio in questo ci servono tantissimo, perché tutto sommato siamo, appunto, legati a questa inutilità, cioè a questa leggerezza, questa capacità di fare il meglio che possiamo con quello che ci è dato. Ma aggiungerei che la storia giusta al momento giusto può essere comunque un'esperienza trasformativa, perché proprio raccoglie elementi importanti che offrono proprio delle prospettive di comprensione del mondo e anche di trasformazione, dove si aggiunge qualcosa di nuovo e si ha la possibilità veramente un po' di crescere, cioè. Ritengo che queste cose così inutili apparentemente possono essere estremamente importanti per i bambini e per le bambine, e soprattutto a scuola, ma insomma, ecco, in tutti i loro percorsi di crescita. Grazie tantissimo. Scusa, volevi aggiungere ancora qualcosa? Vai, la No, 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 chiudi. sono così. È questo, cioè poi dopo, diciamo, al solito è una cosa che oltre ad aiutarci a imparare meglio, ci insegna uno strumento prezioso per stare insieme, perché poi appunto la capacità di raccontarsi, di ascoltare il racconto degli altri, di sapere stare nella dimensione narrativa comune di ciò che ci appartiene è qualcosa che va ben al di là dell'imparare a leggere, scrivere e far di conto. Ecco. Per cui è una cosa preziosa. Per cui quando la insegniamo, stiamo sì facendo, aiutando a capire, ma stiamo anche insegnando una buona abitudine. Sì, come diceva Edgar Morin, il compito della scuola è di insegnare a vivere, no? E quindi, come dire, questo invito alla scrittura come una dimensione anche di scambio, di relazione e di crescita, ecco, mi sembra che vada in questa direzione. Grazie tantissimo veramente per queste importantissime puntualizzazioni, grazie anche per il lavoro, no? Che fai da tanto tempo, da tanti anni con i bambini e con gli insegnanti. Tornando un attimo alla lettera, mi viene da condividere con voi lo sguardo, no, del maestro Roberto su Eleonora. È molto bello che lui si preoccupi così tanto che lei arrivi fino a divertirsi, a appassionarsi. E mi viene da chiedere, forse potremmo chiederlo al maestro Roberto, se anche lui si diverte, si appassiona e se mostra questo suo divertimento nel lavoro che fa con i bambini, perché per esempio quando invece Beniamino, abbiamo seguito Beniamino in tanti laboratori online con le classi, no? Con le primarie, Beniamino si vede proprio che si diverti Diamine. mentre sei insieme a loro, mentre fate questo laboratorio e anche quando ha realizzato i video che accompagnano, anzi ce l'ho qui, che accompagnano i libri. Questo anno scolastico per giunti a scuola ci sono i tuoi video per accompagnare bambine e le bambine nella creazione di scrittura di vario tipo. Qui, per esempio, c'è il Limerick, insomma, hai sempre un modo molto appassionato e divertente di mostrare come anche loro possono cimentarsi nella scrittura di tanti generi diversi. Forse possiamo vederne uno sul Limerick. Come si fa a scrivere un limerick?
Bene, oggi vi parlerò di Limerick. Il Limerick è un breve testo poetico che è stato perfezionato in particolare da un autore di lingua inglese, Edward Lear. Limerick è una città in Irlanda e a partire da questo nome si crea un nonsense di cinque versi che parla di questa città e che in qualche maniera ci rima e si mette dentro un personaggio strano. Gli ingredienti sono pochi, i versi sono cinque. Cosa vi serve? Anzitutto un nome geografico. Per avere un nome geografico non c'è niente di meglio che usare un atlante geografico. A questo punto aprirete il vostro atlante, sceglierete dall'atlante un posto, ecco per esempio la Sicilia, e in questo posto scegliete una città, per esempio Agrigento, e a questo punto dovrete fare il primo verso. C'era un buffo signore di Agrigento. Ci vuole sempre un aggettivo e un sostantivo. A questo punto dobbiamo fare una rima con Agrigento. C'era un buffo signore di Agrigento, una ne faceva e ne pensava cento. Ci vogliono altri due versi, cambiando rima. Così aveva sempre molti progetti, tipo 20 kg e 5 etti, quel creativo signore di Agrigento. L'ultimo verso riprende la situazione prima. Ecco, questo era un esempio. Anche tu sei come il buffo signore di Agrigento, una ne pensi, Sì, soprattutto nel misurarsi in chili d'etti, quello. Sì, c'è una cosa che vorrei dire, cioè ti ringrazio di questa cosa del divertente. E io direi che non dobbiamo aver paura di essere divertenti. C'è una bellissima etimologia dietro la parola divertente, che si vede meglio quando si mettono accanto due quasi sinonimi, come divertire e intrattenere. E intrattenere è abbastanza trasparente, viene dal latino e significa intrattenere, cioè tenere dentro, mentre invece divertire è proprio il contrario, è un divergere, cioè un divertere, cioè un abbandonare la strada segnata e andare fuori. E allora, fra queste due possibilità educative, quella dell'intrattenimento e quella del divertimento, il divertimento davvero ci può portare molto più lontano. Allora, grazie ancora. Se vi volete Grazie. divertire ancora, vi ricordo che sul sito giuntiscuola.it potete trovare tutte le puntate della serie A tu per tu e condividerla magari con un collega o una collega. Potete trovare i podcast della nostra serie su tutte le piattaforme podcast e potete trovare nei libri Giunti Scuola, nei libri di testo Giunti Scuola della collana Viva. I tre video che ha realizzato Beniamino Sidoti per noi, che accompagnano appunto i bambini e le bambine a realizzare un limerick, un calligramma e degli imprevisti. Grazie ancora Beniamino, grazie Luisa. Grazie Grazie davvero a tutti, anche Grazie. chi ci ha E seguito buon lavoro a finora. A tutte e a tutti. presto. A presto.